Benvenuti a questa nuova edizione di Arte Rivista condotta da Gabriele Boni, ma soprattutto da Francesca Grazioli. Benvenuti, buongiorno. E Francesca Grazioli vi leggerà quella che è la prima notizia di giornata. Sì, perché è scomparso lo scorso 15 giugno a 80 anni Giuseppe Spagnulo, lo scultore che fu anche assistente di Lucio Fontana e Arnaldo Pomodoro. Era nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, nel 1936 e aveva iniziato con il tornio nella bottega del padre, per poi passare alle sculture in acciaio e accostarsi alle forme della minimal art. Di lui ci parlerà meglio Cristian Marinotti nella rubrica di approfondimento che seguirà questo TG. Intanto possiamo andare a vedere insieme un'intervista al maestro fatta qualche tempo fa. Andiamo a vedere. Penso proprio che nella maturità l'artista assume un coraggio che normalmente, cioè nella sua gioventù non ha, no? Perché o gli mancano i soldi oppure gli manca qualcosa, la convinzione di fare cose, no? Invece a un certo punto c'è proprio una determinazione precisa, no? Di fare alcuni lavori che sono necessari per concludere, no? il tuo cammino, insomma. Cioè, secondo me gli artisti hanno anche un destino che se lo cercano, insomma. Un artista muore a 30 anni o a 36 e ha concluso, no? E un artista invece campa fino a 95 anni e conclude anche lui. C'hanno dei percorsi diversi, no? Non c'è mai un artista che è incompiuto. Non esiste, no? Se tu vedi la storia, anche artisti, Rimbaud è morto a 26 anni e ha aperto la strada di una grande stagione letteraria, no? Come fai a dire, no? Quando è il momento di smettere. Ci sono delle persone che sopravvivono a se stessi e questo è un fatto negativo, no? Cioè, concludono il loro discorso e poi sopravvivono, ma allora il discorso non diventa più interessante. Interessante è quando un artista continua sempre, sempre, sempre a cercare qualcosa. La magia di vedere un albero così, no? Di sentire la forza di questa terra, no? Quando parlavo del mito, no? Cos'è il mito? Il mito è mio padre che tirava su sti vasi attorno di quattro quintali, no? Che contenevano quattro quintali di vino. E vedevo ste mani che strizzavano st'argilla, e sto rumore dell'argilla che si sfregava nelle mani. E questa è l'idea che ho io dell'arte, no? Trovare il limite. Il potere ritratto dagli imperatori antichi ai protagonisti contemporanei sia della politica che della cultura. Questo è il tema della grande mostra in scena a Roma del grandissimo fotografo Olivier Rollet che va in scena dal 16 giugno al 17 luglio. Mostra a cura di Guillaume Maître e di Paolo Perez Muritz. Mostra veramente particolarissima. Si basa proprio su una serie di ritratti importantissimi proprio personaggi sia della storia che della contemporaneità. E così Rollet li ha incontrati cercando di ritrarne l'immagine che resta al di là della superficie. Lui dice: un tempo erano gli imperatori romani, oggi sono i bancari, i diplomatici, pubblicitari e uomini politici. Non conta il nome, ma il viso che nasconde la volontà di conquista. Quindi da vedere, assolutamente da vedere questa mostra a Palazzo Altemp a Roma fino al 17 luglio di questo grandissimo ritrattista, fotografo classe 1971, sempre attento all'attualità.
E andiamo adesso invece a Londra, dove fino al 4 settembre va in scena la mostra Under the Same Sun, Art from Latin America Today, alla South London Gallery. A cura di Pablo León della Barra, la collettiva di artisti contemporanei, è un'esposizione che fa parte del progetto Guggenheim UBS Map, avviato nel 2012, con la collaborazione di artisti, studenti e curatori di tutto il mondo, uniti per sostenere gli artisti del sud-est asiatico, dell'America Latina e dell'Africa dell'Est e del Nord. Questa mostra era già stata esposta al Guggenheim di New York nel 2014 e toccherà poi successivamente altri poli museali. Per quanto riguarda la nostra rubrica dedicata ai libri, in questa settimana parliamo anche di Gianluca Garelli, saggista e docente dell'Università di Firenze, che si interroga sulla bellezza, proprio sulla questione della bellezza, sulla dialettica e storia di un'idea filosofica. Si chiede quindi Garelli che cosa sia la bellezza, e la domanda è proprio il fil rouge di questo libro. Si interroga e chiede ai filosofi, senza però fornire la risposta definitiva, ma disvela la massificazione di un ideale vecchio evidentemente quanto il mondo, quindi si passa da Socrate ad Adorno, ma anche da Darwin, per il quale il bello era un criterio della selezione della specie. E poi le riflessioni di Garelli colpiscono e sinceramente fanno male, perché parla proprio anche dell'ideale greco che lui stesso afferma oggi sembra essere morto. Libro davvero particolare, un saggio particolare, ma che è veramente, veramente da leggere, da almeno da sfogliare. E per la proposta cinematografica oggi vi segnaliamo Tutti vogliono qualcosa, l'ultimo film di Richard Linklater. La storia di un ragazzo al college tra cameratismi e notti folle. Ma non vi anticipo nulla, andiamo subito a vedere il trailer. Questo non è il liceo, è chiaro. Qui siamo a un altro livello. Devi dimostrare di essere degno della confraternita. Chi diavolo sei? Jake Bradbury. Fino ad allora non sei nessuno. Scusa? Sì. Sì. Ciao. Mi presento quello nuovo. Due regole. La prima, niente alcol in questa casa. La seconda, niente ragazze nelle camere da letto. Sono preoccupato per i nuovi ragazzi. Oh, bella partita! Jake! Una piccola tradizione di benvenuto per quelli nuovi. Dimostrazione di battuta alle matricole! Questo è il regno del divertimento! Oh, le mie palle! Bene, bene. Guardate che cosa abbiamo qui. Ehi, ragazze, stasera diamo una festa al college. Dovresti investire le tue energie altrove. Lesbiche. Carino quello silenzioso lì dietro. No, qui non c'è niente. So perché vi sentite minacciati. Quello nuovo arriva e rimorchia la grande. Era una battuta. Sì, bella battuta del cazzo. Chi ha detto che era una battuta? Stiamo morendo dalle risate. Come sapevi qual era la mia stanza? Beh, vedi, io sono uno studente di giornalismo investigativo. Allora saprai anche il mio nome? Certo. Appena me lo direi. Sto avendo una crisi di identità. Abbiamo ballato Cotton Eye Joe vestiti da cowboy. Ed eccoci qui, punk per una notte. Devi liberare il lato strano che è in te, amico. Sì, strano. Si tratta di scoprire chi sei veramente. Devi entrare in sintonia, bello. Ragazzi, vi va di provare una roba telepatica? Come no? Ok, ora pensa a una cosa. Che sto pensando? Ha un bel culo? Ha un paio di tette. Non lo so. No, io pensavo agli squali. Ma gli squali non hanno le tette. Eh no, non ce l'hanno. Che cagata, esatto. Non mi piace la telepatia. Sono certo di aver stabilito il nuovo record della scuola. Everybody.
Nasce Google Art Camera, l'arte immortalata in gigapixel. L'Art Camera è il nuovo lancio del Google Cultural Institute per osservare le opere in ogni minimo dettaglio. Di che cosa si tratta? Si tratta di una tecnologia che ci permette di vedere le opere d'arte veramente nei minimi dettagli, perché la tecnologia ci porta appunto a gigapixel addirittura, quindi a foto a elevatissima qualità mai vista prima. Migliaia di utenti sulla piattaforma del Cultural Institute esplorano centimetro per centimetro le nostre immagini ad altissima risoluzione, scoprendo ogni volta qualcosa di nuovo, come una firma nascosta o i singoli tocchi di colore che creano l'effetto di acque mosse luccicanti. Così spiega l'azienda, spiega Google. La fotocamera è dotata di laser per guidare la messa a fuoco, sonar, che come fanno i pipistrelli usa suoni ad alta frequenza per misurare la distanza dell'opera d'arte, e accelerometro per rilevare le vibrazioni che renderebbero mossa l'immagine. Un sistema robotico di precisione manovra la fotocamera, spostandola da un dettaglio all'altro e scattando centinaia di immagini ravvicinate ad altissima risoluzione del dipinto. A quel punto il software raccoglie tutti gli scatti e, come in un puzzle, li unisce in una unica immagine di elevatissima qualità. Andiamo a vedere proprio il promo di Google. Rientrati, lo sai che l'arte rende i nostri figli persone migliori? Ma io non ho figli. Vabbè, in generale, lo ha rivelato uno studio. Secondo questa ricerca di un team di scienziati dell'Università di Arkansas, i bambini che sono esposti ad attività artistiche ottengono dei benefici sia dal punto di vista sociale che appunto anche artistico, che vanno al di là proprio della loro sensibilità creativa. Sembrerebbe infatti che gli studenti abituati a frequentare istituzioni culturali come musei e centri d'arte non solo acquisiscano una maggiore predisposizione dal punto di vista artistico, ma dimostrino anche di sviluppare maggiori livelli di tolleranza, di empatia, così come una maggiore capacità di memorizzare ciò che imparano e di sviluppare un pensiero critico competente. Quindi portate i vostri bimbi a visitare i musei, anche i tuoi, anche... Beh, io non ne ho, però vabbè, una cosa devo dire, che invece ho avuto questo beneficio, perché sin da piccolo, questo sì, mi hanno sempre portato nei musei, nelle gallerie d'arte, e questo ha vagamente influenzato quella che è stata la mia formazione. Vagamente. Questo è vero. Tra poco Cristian Marinotti per l'approfondimento. Di che cosa parlate oggi? Oggi parleremo di Giuseppe Spagnuolo, che appunto è scomparso qualche giorno fa, e poi torneremo a Londra. Parleremo appunto di una mostra molto interessante che riguarda artisti dell'Africa, del Latino America e del sud-est asiatico. Che poi di Londra avete parlato anche ieri. Anche ieri, sì. Quindi, città in fermento. Esatto, città veramente, veramente in fermento. Dopodiché un approfondimento lo vorrò fare anch'io un giorno, l'approfondimento di Gabriele Boni. Adesso che a luglio Cristian Marinotti va in vacanza, magari l'approfondimento lo faccio io, perché dovete sapere che ieri Francesco Boni ha visto il telegiornale e lui dice: non sono per niente d'accordo con quella installazione di Cristo. No. E quindi mi piacerebbe che si instaurasse un dibattito, ancorché che sarebbe un dibattito in famiglia. Quindi mi divertirebbe ancora di più. Adesso vediamo di organizzare questo scontro e questo dibattito. Vediamo un po'. Per il resto io vi saluto. Francesca Razzioli invece rimane qua. Alla prossima. Poco.